Buongiorno, oggi quarto giorno di Madrid e sono al Parque del Buen Retiro. Quello di Fatima è il Palazzo di Cristallo e sto facendo un giro così per rilassarmi un pochino perché è la giornata dopo il World Pride. Ieri sera c'era festa nelle piazze, nelle strade. Era anche stato un po' difficile arrivare, ritornare in hotel. Ci ho impiegato tipo 2 ore perché alcune strade erano chiuse, ho dovuto fare un giro pazzesco. È stato veramente un po' complicato, però bello, comunque bello, perché c'era festa, la gente era tutta divertita, si è andato avanti fino a tardi. E poi oltre ai concerti nelle piazze, oltre alle feste appunto per le strade, c'erano i vari party organizzati per le serate che sono andati avanti fino al mattino. Infatti il parco è pieno di gente sotto gli alberi all'ombra che si riposa, che cerca di dormire, che cerca un pochino di recuperare questa giornata, oltre vabbè alle famiglie che vengono qui a rilassarsi, a passare una domenica e quindi a godere un pochino della natura, perché questo qui è il parco più grande di Madrid. Erano antichi giardini reali, quindi erano privati di proprietà della famiglia reale. Adesso invece sono un'area pubblica, per cui tutta quanta la città e tutti quanti i visitatori di Madrid possono venire e godersi questo spettacolo, perché effettivamente ci sono degli scorci molto belli, ci sono laghetti, ruscelli, è molto rilassante. E soprattutto c'è anche tanta gente, si incontra bella gente. Prima dall'altra parte ho visto un altro laghetto dove ci sono le barche a remi, per cui si può anche venire a fare un giro in barca a remi. Insomma, se visitate Madrid, se stai pianificando un viaggio a Madrid, sappi che nel caso ti sia un po' stufato di visitare la città, visitare i musei, magari non è che sei stufato ma sei stanco, perché comunque di cose da vedere ce ne sono tantissime, quindi a un certo punto si può essere anche esausti. Una giornata o mezza giornata qui al Parque del Buen Retiro può essere una buona idea per recuperare un po' di forze. Io adesso ho scattato 2 foto e mi sono un po' goduto questa atmosfera. È passato mezzogiorno, quindi inizio ad avere un pochino fame e cerco di andare a trovare un posto dove pranzare. Intanto che dire, non andrei via, nel senso che comunque sia è molto bello. Tra l'altro ci sono dei punti ristoro qua in mezzo al parco, quindi potrei anche fermarmi qui a mangiare qualcosa. Cos'altro posso dirvi in questo mio video? Ieri la giornata è stata stupenda, nel senso che comunque sì, è stata bella, vivace, colorata. Ovviamente non sono mancati gli eccessi, non sono mancate le stranezze, le persone vestite un po' in modo bizzarro, però questo qui non è tanto un modo per voler esagerare e voler ostentare un'immagine che in realtà poi non è così tutti i giorni. È un modo per voler dire che anche se siamo tutti diversi uno dall'altro, è giusto che ognuno sia libero di esprimere se stesso, è giusto che ognuno sia libero di vivere la propria vita come vuole. Quindi il Pride è stato un bellissimo inno alla vita, un bellissimo inno all'uguaglianza e all'amore universale. Come ho già scritto e ho già detto più volte, Madrid, la capitale di Spagna, è una città che sta diventando, o che è comunque il simbolo dell'amore universale. È una realtà molto bella, come vi ho spiegato anche l'altro giorno quando sono stato a visitare il centro nel Palacio de Cibeles. In questi 40 anni la società spagnola ha fatto un notevole salto in avanti, ha avuto una grandissima evoluzione, passando da una società piuttosto conservativa e molto legata comunque alla religione cattolica a una società che comunque non è che abbia rinnegato il proprio legame con la religione assolutamente, ma
foglio conquisto per favore. Che in ogni caso sia aperta ad accettare che le persone possono essere tutte diverse e che ognuno ha il diritto di esprimere se stesso come vuole. Io intanto vi saluterei. Adesso, ah no, aspettate, se riesco vi faccio vedere le barchette, perché a me piace veramente tanto questo lago, questa parte del parco. Mi sa proprio veramente di relax. Spero che mi regga la batteria, perché vedo che il telefono inizia a vacillare. Però guardate, ci sono anche gelati. Il chiosco dei gelati, un bel ghiacciolo. Eccoci qua. Ah. Tanta gente che va in barca, tanta gente che si rilassa. Quindi, niente. Un altro saluto dal Parco del Buon Retiro e venite a visitare Madrid. Ciao!